sono Mitch, oggi parliamo di come andare a trovare lavoro sostanzialmente. Ho fatto già un video che dura una trentina di minuti, quindi un video abbastanza lungo, su tutti i modi con cui potete formarvi, quindi da developer, come ottenere le competenze. Parliamo di università, corsi, community, conferenze, certificazioni, tutto quel mondo lì. Dura 30 minuti, ma il mio consiglio è, se non l'hai visto, vallo a vedere, perché lì trovi un sacco di spunti interessanti sul come formarti. Ora, hai ottenuto la formazione, quindi ti sei laureato, hai fatto il corso, hai fatto delle certificazioni, hai un buon network, frequenti le community, le conferenze e quant'altro. Come fai a trovare il lavoro? Allora, partiamo subito dal primo presupposto. Ovviamente, se stiamo parlando di lavoro dipendente, devi andarti a candidare in un'azienda. Le aziende scrivono codice, tendenzialmente tutte se vuoi fare il developer, ma ogni azienda può avere delle caratteristiche e dei requisiti diversi che valuta in fase di colloquio. Ad esempio, alcune aziende potrebbero, per qualche motivo, cercare delle persone che sono molto forti sulla scrittura e l'ottimizzazione di algoritmi. Ne dico una a caso. Ovviamente, se non hai quelle competenze, quel genere di azienda sarà un po' più difficile da raggiungere. E quindi, in funzione dell'azienda di dove vuoi candidarti, dovrai comunque ottenere, studiare e prepararti per quel genere di colloquio. A priori è difficile sapere un'azienda che cosa valuta durante una candidatura e durante un'intervista di selezione. Però il mio consiglio è, se hai fatto network, puoi chiedere informazioni su quell'azienda a persone che magari ci lavorano o ci hanno già lavorato. Non devi chiedere ovviamente cosa mi chiedono al colloquio, perché ogni colloquio potrebbe essere diverso, ma magari chiedere quali sono gli aspetti importanti da tenere in considerazione per prepararmi a quell'eventuale colloquio. E magari ci verrà detto, ok, fanno molte domande sugli algoritmi, sull'ottimizzazione, quindi uno sa che quella è una cosa molto importante. Ribadisco un esempio, magari potrebbero essere, ti chiedono molte cose specifiche su React perché quella tecnologia, quel determinata framework, quella determinata libreria sono estremamente utili per l'azienda perché li utilizza moltissimo e quindi in fase di colloquio te li chiederanno. Una volta che hai studiato un minimo l'azienda, che cosa fa e come lo fa, il mio consiglio è quello di adattare il curriculum per quella specifica application. Quindi non esiste un curriculum di nessuno che va bene per tutte le aziende. Idealmente dovreste avere un CV aggiornato e diciamo dove metti gli accenti sulle parti che sono più importanti per quell'azienda. Ad esempio, se hai fatto 10 esami universitari dove c'erano dei progetti e uno di questi aveva React, e React è una tecnologia che è richiesta da quell'azienda, metti in evidenza quel progetto rispetto ad altri. Se hai fatto molti progetti open source su GitHub, magari dai il link del tuo GitHub, però poi metti l'accento su quel progetto con quella determinata tecnologia. Perché, senza dubbio, uno dei fattori più difficili da superare è la scrematura del CV. Quindi, mandiamo il CV a un'azienda, magari quell'azienda riceve centinaia di curriculum, deve scegliere 20 persone da contattare. Per essere tra quelle 20 persone bisogna, tra virgolette, spiccare e quindi avere un CV che dimostra, per quanto possibile, le vostre competenze su quella determinata tecnologia. L'ho detto mille volte nei video. Non basta scriverlo, magari se lo scrivete vi contattano, ma se poi voi di quell'argomento ne sapete poco o ne sapete nulla, vi sgamano subito. Quindi il CV deve essere veritiero quanto più possibile. Quindi il mio consiglio è non sminuitevi, raccontate le cose che avete fatto, ma non esagerate, perché se esagerate, una volta che siete lì al colloquio tecnico e vengono fatte delle domande molto specifiche, non potrete uscirne in nessun modo, quindi le cose o le sapete oppure no, e non potete neanche studiarle un paio di giorni prima. Quindi sul CV siate sempre sinceri e onesti, perché al più non ci richiameranno, e questo ovviamente magari può essere un male, ma di contro non avremmo mentito e quindi non facciamo una brutta figura invece in sede di selezione. Quindi sul CV cosa inserire? Allora, inserire tutti i progetti e il codice che avete scritto, sia di cose che sono dimostrabili, pubbliche che non, purché le abbiate fatte veramente,
dimostrando un po' la vostra competenza. Se vi viene chiesto, mi fai vedere il codice di questa cosa, e quella cosa non è una cosa pubblica, non è il codice vostro, non avete il codice perché magari era per un committente che vi ha chiesto di cancellarlo, per un'azienda vecchia, per un progetto universitario e l'avete perso, dite semplicemente, guarda, non ce l'ho più per questo motivo, però se vuoi possiamo parlare un pochettino di come l'ha fatto a grandi linee, magari ti posso dare degli hint. Molto meglio essere sinceri che mentire da quel punto di vista, quindi ricordatevi sempre che poi il colloquio tecnico tendenzialmente vi scava. Il colloquio conoscitivo è una cosa di cui abbiamo già parlato in altri video, ma andiamo a fare un piccolo recap. Nel colloquio conoscitivo l'intenzione delle persone che vi stanno ascoltando è capire se lato competenze in generale e lato modo di fare siete compatibili con l'azienda. Quindi, quando una persona vi contatterà facendovi delle domande come ti vedi fra 5 anni, come pensi che si possa risolvere questa cosa, quali tecnologie conosci, che cosa ti aspetti nel lavorare con noi, conosci l'azienda, che cosa ne pensi e quant'altro, preparatevi, perché è importante trasmettere il fatto che siate effettivamente interessati ad andare a lavorare lì, perché altrimenti il CV non l'avreste mandato, e soprattutto che vi sta così a cuore che vi informate sul come l'azienda lavora, su che cosa l'azienda fa. Queste informazioni che dovete reperire poi sono utili in tantissime domande, come dicevamo prima, ad esempio sapere come la singola azienda utilizza una tecnologia vi può dare degli spunti prima di arrivare al colloquio sulle possibili domande o sulle possibili tipologie di domande che arriveranno. Quindi da questo punto di vista non è un lavoro buttato. Nel corso della vita, ad esempio, mi è capitato molto di dover indagare sulle aziende, capire se effettivamente era il posto per me oppure no. Alcune volte semplicemente non lo era. Quindi, una volta fatto tutta questa cosa qua, quindi superato lo step del CV, superato lo step del colloquio conoscitivo, ci potrebbe essere uno o più colloqui tecnici. I colloqui tecnici possono essere di due tipologie. La prima tipologia è una coding challenge, quindi vi danno del codice, dovete risolvere un problema in un tot di tempo, tipo in un paio d'ore, dovete risolvere uno o più esercizi. Ovviamente in quella cosa lì è molto importante cercare di risolvere gli esercizi al meglio delle vostre possibilità. Quindi non c'è un modo vero e proprio di prepararvi, perché dipenderà molto dal tipo di esercizio. Il mio consiglio è quello di abituarvi a utilizzare le piattaforme che propongono queste coding challenge. Quindi, ad esempio, spesso succede che prima di iniziare la, diciamo, code challenge vera, è possibile provarla in modo da vedere come funziona, come scrivere, come utilizzarla. Il mio consiglio è fatelo. A me, ad esempio, è capitato di partecipare al code challenge senza guardare come funzionava il portale, poi entrare direttamente e fare delle cavolate perché non sapevo esattamente come, ad esempio, fare delle robe, tornare indietro, lanciare l'esecuzione, così così. Su queste challenge, quindi, dovete scrivere il codice in genere viene automaticamente testato, quindi ci sarà un output, vi dirà ok oppure no, e magari avrete opportunità anche di sistemarlo, aggiustarlo e farlo funzionare, e quindi a quel punto la cosa che io posso dire è cercate di risolvere quanti più esercizi, ma nel modo migliore che riuscite, perché è stata importante poi avere un output. E sperate che vada bene, perché purtroppo anche lì una delle cose che fa molto la differenza è l'allenamento che avete nel risolvere esercizi in questo modo, con una scadenza, diciamo, temporale magari abbastanza stretta, e quindi sostanzialmente più vi allenate meglio è. Vi potete allenare semplicemente scrivendo codice, cercando di portare avanti task su progetti personali, o vedendo magari esercizi che trovate in giro su coding challenge di questo tipo. In questo modo non saprete la domanda esatta, però vi allenerete proprio a rispondere, a ragionare e quant'altro. In genere questo genere di challenge vengono valutate in due modi. Il primo è, vabbè, la correttezza di quello che fate. La seconda è il modo in cui avete risolto i problemi, perché è magari molto spesso, diciamo, è molto più importante il modo con cui voi ragionate e risolvete le cose piuttosto che la risposta di per sé. Ok, quindi anche quello può essere un fattore. Altro tipo di colloquio invece può essere un colloquio tecnico fatto con una persona. Durante questo colloquio tecnico non è da escludere che vi facciano scrivere il codice, magari su un file condiviso, con leader, diciamo, da remoto o in altro modo.
Quindi anche in quel caso preparatevi a poter scrivere del codice. L'altra cosa, quindi ad esempio che ne so, dico una cosa stupida, non fate questo genere di colloqui dal telefono, ma preparatevi al PC in modo da avere una tastiera dove poter eventualmente poi scrivere codice. Oltre ovviamente magari alla possibilità di scrivere del codice, può essere importante anche studiare un po' di teoria, perché durante questi colloqui vengono fatte domande tecniche ma teoriche, quindi ad esempio che ne so, come funziona HTTP, qual è la differenza fra una GET e una POST, come funziona React, a che cosa serve React. Se magari nel CV avete messo che conoscete sia React che Angular, magari una domanda può essere qual è la differenza. Quindi preparatevi a tutto questo genere di domande teoriche che senza dubbio possono essere fatte. Anche lì lo scopo e il mio consiglio è quello di, purtroppo, non potrete magari sapere tutto, ma siate onesti. Quindi, se la risposta la sapete e siete sicuri che sia la risposta giusta, perché magari è sicura, dite: è così, funziona così, serve a questo. Ok? Quindi date l'impressione di essere assolutamente confidenti su quello che state dicendo. La risposta, avete un dubbio, non siete sicuri se è giusto o no, però è probabile che sia giusta. Allora, in quel caso rispondete: allora, mi sembra che questa cosa funzioni così, dovrebbe funzionare così, ok? In modo da dire, probabilmente è così, non ne sono certo al 100%. Se una risposta non la sapete, avete solo due modi per uscirne. Il primo è dire: guarda, purtroppo non la so, non ho avuto modo di approfondire questa cosa, ma potrei studiarla e quindi potrei migliorare e impararla velocemente. La seconda cosa è dire: non lo so, posso ipotizzare che funzioni in questo modo, perché siccome conosco quest'altra cosa che funziona così, e dovrebbero essere simili, forse funziona in questo modo, ma non ne sono sicuro. Ad esempio, potrebbe capitare che durante la scrittura di una funzione vi venga chiesto di sommare tutti gli elementi di un array in JavaScript, ok? Per fare questa cosa potete utilizzare un ciclo, una variabile, diciamo, globale, e poi sommare tutti gli elementi, oppure utilizzare un reduce. Il reduce ovviamente ha dei parametri, va scritto in un certo modo, e io personalmente, ad esempio, non ricordo mai l'ordine corretto dei parametri, ok? Quindi se non ci avessi il supporto dell'IDE oppure la documentazione online, probabilmente potrei sbagliarlo. In quel caso, cosa fare? Ad esempio, dire: allora, lo risolvo con un ciclo classico. Si potrebbe utilizzare un reduce, magari lo facciamo come ottimizzazione. Perché ad ora non ricordo benissimo quali sono i parametri, però cercandoli online li troverei facilmente e potrei risolvere facilmente questo esercizio. In questo modo avete comunicato due cose. Il primo è che sapete più modi per risolvere il problema. Il secondo è che effettivamente voi non conoscete la programmazione e tutte le funzioni a memoria, ma siete in grado in poco tempo di andare a trovare la risposta e risolvere il problema. Dopo questo, in genere, viene fatto lo step dove vi viene fatta l'offerta, viene raccontato quello che l'azienda vi offre. In quel caso sta poi a voi valutarla, decidere oppure no. Sul primo lavoro ovviamente è molto più difficile e il mio consiglio è: non temporeggiate, accettate il lavoro, così inizierete a entrare in questo mondo e inizierete a imparare effettivamente sul campo, che poi è la cosa oggettivamente più importante. Cose importanti, è del tutto lecito quando ci viene fissato un colloquio chiedere a chi ce lo fissa che genere di colloquio sarà e che cosa aspettarsi. Quindi dire: ciao, il prossimo colloquio è un colloquio solo conoscitivo, un colloquio tecnico, cosa mi devo aspettare, come magari posso prepararmi? Non è sbagliato, è un modo per dire: mi interessa molto fare un buon colloquio e ovviamente, per dare il mio meglio, ho bisogno di prepararmi anche psicologicamente, passatemi il termine, a quello che verrà. Altra domanda, un po' come abbiamo detto prima, potrebbe essere al primo colloquio, quello conoscitivo, chiedere come funziona l'iter di selezione, quanto tempo dura, quanti colloqui in genere si fanno e cose di questo tipo, che ovviamente vi permettono di capire un pochettino quanto tempo investire su quel genere di attività. Ricordatevi che il colloquio è bidirezionale, ok? Sono loro che stanno valutando le vostre competenze, ma nello stesso tempo voi state valutando il modo di lavorare, di ragionare e di selezionare le persone in un'azienda.
Dove trovare le aziende? Allora, trovare le aziende è difficile perché ci sono oggi tantissime aziende che cercano. Il mio consiglio personale è quello di cercare delle posizioni molto specifiche su quello che volete fare su LinkedIn. Quindi andate su LinkedIn e cercate JavaScript Developer Junior, oppure React Developer Junior, oppure CSS. Ok, vi usciranno le offerte di lavoro dove dentro sarà presentata la parola CSS. E su questo fate una selezione di quelle che sono più in linea con le vostre competenze. Anche lì, alcune volte negli annunci troverete magari 10 cose richieste e voi ne avete 9. Ok, magari non conoscete Git, sarebbe la base, ma ipotizziamo. Non è da escludere, ok? Perché non conoscete una cosa, ma conoscete le altre 9, non è poco. Quindi alcune volte le aziende inseriscono un set di competenze e di richieste di competenze che creano, diciamo, il profilo perfetto. Ma non sempre bisogna prendere le persone perfette, perché molte cose le possono imparare. Quindi anche in quel caso il mio consiglio è, se non avete proprio tutte le competenze, ma ne avete la maggior parte, applicate comunque. Sarà poi a voi dire, guarda, io questa cosa purtroppo non l'ho mai usata, però sono confidente che la possa imparare in poco tempo, già sto iniziando a studiarla perché so che voi la utilizzate, e così via. Quindi non vi precludete. Alcune volte, appunto, troverete delle offerte di lavoro quasi in linea con voi, ma che non sono al 100%. Quando cercate l'offerta di lavoro, magari in alcune è presente la RAL, il luogo di lavoro, la tipologia di lavoro, quindi se in sede o da remoto, la città e tutte queste informazioni qui. Lì ovviamente starà a voi farvi i vostri conti e capire se effettivamente quell'azienda fa il caso vostro oppure no. Detto questo, altri modi con cui potreste trovare del lavoro sono gruppi in giro, quindi gruppi di bacheche di lavoro e quant'altro, community e conferenze. In genere, ad esempio, alle conferenze molte aziende vanno con un banchetto per appunto parlare con le persone e trovare nuove persone da assumere. Quindi anche in quel caso le conferenze o all'interno delle community raccontate il fatto che state cercando il lavoro, che magari se hanno qualcosa da suggerirvi che ve lo suggeriscono e così via. In questo modo magari avrete più canali dove cercare lavoro e soprattutto magari delle persone che già lavorano in quell'azienda vi diranno, guarda, da me stanno cercando, noi facciamo questo e quest'altro, è importante questo e quest'altro, qui c'è il sito internet, applica. Questa cosa ovviamente vi aiuterà, nel senso che avrete già un'idea di che cosa fa quell'azienda e come quell'azienda lavora. Detto questo, sicuramente esistono un sacco di altri consigli, se ce li hai mettili nei commenti perché potrebbero essere utili a delle persone che guarderanno questo video in futuro. Io ti ricordo che qui sei su Developers Life, il canale, la community dove parliamo della vita e del lavoro dello sviluppatore software a 360 gradi. Ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella e mettere like se questo contenuto è stato utile e se vuoi rimanere aggiornato su tutte le novità. Ti ricordo che abbiamo un sito web, developerslife.dev, dove trovi diciamo, tutti i video che abbiamo pubblicato su questo canale ricercabili per parole chiave e il forum per eventualmente suggerire altri video, quindi puoi farlo lì oppure nei commenti. Detto questo, io ti ringrazio come sempre per averci ascoltato fino a questo punto. Ciao e alla prossima!